Illuminal, grazie di essere qui con noi questa sera. Piacere, vi presento. Allora, Alessandra Perna alla chitarra. Ciao. Carlo Martinelli, che è il cantante e chitarrista. Alessandro Pieravanti era qui davanti a me. Vedevo che insomma con le mani avresti voluto suonare anche tu, il batterista del gruppo. Poi c'è un altro componente che non è qui questa sera, che è il bassista. Una curiosità, abbiamo visto prima il video, poi la versione acustica. Intanto grazie per aver fatto per noi questa versione diversa da quella arrangiata. Ecco, com'è il percorso, lo sviluppo di un brano del genere? Nel senso, quando è nato, era così come l'abbiamo ascoltato adesso? O è una versione acustica successiva alla produzione, dunque influenzata dal disco? Era più simile sicuramente a questa versione, in quanto è nato come un pezzo acustico. Però a noi ci piace ricostruire i pezzi di volta in volta, quindi anche questa è una versione ancora diversa del pezzo come era nato. È una nostra peculiarità il fatto di riscrivere le canzoni in eterno, probabilmente. Non sorridete mai voi? No, siamo tristissimi. Va bene. Allora, come vi vedete? Chi siete? Nel senso, diciamolo, intanto avete fatto un album uscito fine 2008, inizi 2009, ha avuto ottime recensioni, scoperto da varie radio dell'ambiente. Come vi definireste voi invece? Come vi vedete? Anche rispetto ad altri esempi, prima abbiamo visto Fabrizio Moro. Siamo un gruppo che suona perché ha bisogno di suonare, è la necessità e il bisogno primario, tutti e quattro abbiamo lo stesso, diciamo, fine, e la musica per noi è la cosa più importante. E le influenze quali sono? Perché tra l'altro, sentendovi nel video è una cosa e ora è un'altra. Cioè, certo. Nel video potevo pensare anche ai Jesus and Mary Chain, non so. Le influenze sono molto molto varie, ci sta, come immagino avrei potuto sentire da qui, invece ci sta anche qualcosa del cantautorato italiano, quindi Tenco, Battisti, Rino Gaetano. E poi ognuno di noi ascolta di tutto, ci piace molto la musica elettrica, da qui nasce proprio il gruppo che è quello del video principalmente, piuttosto che questo. Con la voce un po' graffiata proprio da sì, cantautore sì. Doc. Vi state esibendo, c'è un giro di locali, un mini tour previsto? Siete stati ad esempio alla Fnac qualche mese fa? Come, sì, come accade? Il disco abbiamo suonato in diverse situazioni, dalla Fnac al Circolo degli Artisti, ci siamo mossi anche un po' oltre Roma. Adesso ci aspettano tutte quelle situazioni estive, quindi quelle all'aperto. Cioè, dovremmo suonare il 19 giugno a un festival a Castel Madama e parteciperemo alla festa di Radio Onda d'Urto a Brescia, e abbiamo una data il 14 agosto a Verona. Stiamo facendo la conoscenza con i Luminal. Adesso voglio farvi ascoltare 50 secondi, un minuto di una canzone di un artista che è venuto qualche giorno fa a parlare con me, Franco Califano. C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene, quando Dio si nasconde non si fa sentire. C'è bisogno d'amore quando nasce il giorno, quando muore il sole, tutto può scherzare. C'è qualcuno che resta a fare sempre festa, della sorte degli altri non gli interessa nemmeno un po'. C'è bisogno d'amore quando tutto va male, tutto va bene, quando chi si nasconde non si fa sentire. C'è bisogno d'amore quando nasce il giorno, quando vuole il sole, tu che puoi scherzare. E qualcuno che resta a fare sempre festa, della sorte degli altri non gli interessa nemmeno un po'. C'è bisogno d'amore in questa vita che appare, scompare, cade. Allora, questa vostra partecipazione a Tempi Disperi, sono previsti altri brani, abbiamo pochissimo tempo, qual è il prossimo? L'Uomo Bicentenario, la prima canzone del disco. One, two, three, one, two. Thank you.
Erano i Luminal Live. Velocemente, prima di salutarci, il tempo è quasi finito, la recensione che vi ha fatto più piacere, che vi corrisponde di più, uscita sul vostro disco? Sicuramente quella che ci ha fatto più piacere è quella che ha fatto Fabrizio Galassi di Cataweb. Uno, prima di tutto, perché è stata una delle prime, e poi perché è stata anche quella che ha saputo cogliere meglio quelli che erano gli aspetti del nostro disco, quindi veramente ci ha fatto molto piacere. Sicuramente è quella che ricordiamo con il sorriso più di tutte. Diamo un appuntamento a chi ci guarda, nel senso, dove vi possono trovare? Il disco è distribuito in tutta Italia? Sì, si trova in tutti i negozi di dischi. Ci potete venirci a sentire il 19 a Castelmadama in questo festival, e il 20 al Circolo degli Artisti verrà proiettato il video, mentre su internet ci trovate su www.myspace.com/quello che resta oppure sulla nostra pagina di Facebook. Alcuni dei contenuti di questa trasmissione a volte li trovate anche sul sito internet di Rai News 24, www.rainews24.it. È stata una puntata molto ricca, siamo partiti dagli assalti frontali e siamo arrivati al rock indipendente dei Luminal e al centro. Abbiamo fatto la conoscenza di Lorenzo Gleieses e del suo spettacolo in scena da sabato al Teatro India. Grazie di essere stati con noi, grazie a voi, esibiti live. Arrivederci la prossima settimana.